ci troviamo giù alle scuole Media Piano per questa 14ª edizione del torneo di beach volley degli Zoccoli Volanti, 14ª edizione che sta riscuotendo molto successo. Qui con noi abbiamo sia il presidente sia il delegato al turismo che fa anche parte degli Zoccoli Volanti, Giancarlo D'Esposito, che il vicepresidente Pierluigi De Angelis. Cominciamo da Giancarlo D'Esposito. Giancarlo, 14ª edizione che sta avendo che ha avuto un grande successo e che lo avrà anche in futuro. Speriamo. La formula ormai è collaudata, se il nostro presidente ha fatto un appello sul saluto del libretto che è stato pubblicato quest'anno sulla brochure, se i giovani di questo paese vorranno prendere in mano questa manifestazione, i Zoccoli Volanti sono a disposizione. Ormai lui ha detto di essere stanco e di voler lasciare, quindi aspettiamo qualcuno che si faccia avanti. Probabilmente potresti essere tu. No, assolutamente no. Comunque passiamo dopo Giancarlo a Pierluigi. Pierluigi, mi hanno detto che sei la memoria storica, 14ª edizione. Come è nato questo torneo di beach volley degli Zoccoli Volanti? Ma diciamo che è stata un'esperienza nata quasi per caso. Eravamo un gruppo di pochissimi amici, fra i quali io, Giancarlo, Nello, Lorenzo, che trovandoci una sera sulla panchina di Piazza Cota ci venne in mente questa idea, e in virtù della disponibilità dell'allora amministrazione comunale ci lanciammo in questa avventura, che poi, neanche a crederlo, insomma, è durata addirittura finora per 14 anni. Auguriamoci che possa andare ulteriormente avanti, però come diceva Giancarlo, riprendendo un discorso di Tonino, indubbiamente negli anni abbiamo cercato di coinvolgere ragazzi più giovani di noi, perché ormai, insomma, bene o male ognuno di noi ha interessi diversi che purtroppo richiedono un impegno differente, che fa sì che sia più difficile seguire il torneo. Speriamo di poter col tempo affiancare e poi lasciare a qualcuno che sia magari più capace di noi questa manifestazione, che sarebbe un peccato perdere. Bene, con noi abbiamo mister Pino La Scala al torneo di beach volley. Pino, sei stato uno dei protagonisti e lo sarai anche in una di queste finali. Sì, sinceramente è una grande soddisfazione essere qui al cospetto di tante persone e poi fra gli amici più cari. Come ti sei divertito in questo torneo? Come è andato per te? No, bene, forse c'è un piccolo rammarico perché potevamo fare anche la finale dell'Over 33, però in compenso con molta sorpresa sono arrivato in finale al due non tesserate. Iniziamo contenti e vogliamo sottolineare due cose stasera. La prima, questi bambini che rappresentano con il loro movimento, vivacità, voglia di giocare, il motivo vero per cui noi ancora una volta stasera siamo qui, e siamo qui da circa un mese. Quindi è un invito ad essere sempre presenti, a dare di più e a dare il massimo. Quindi grazie e soprattutto un applauso a questi bambini. Qui ad applaudire i Zoccoli Volanti, anche l'amministrazione comunale, no, perché sembrerebbe che l'amministrazione viene a premiare perché l'amministrazione chissà che cosa fa. No, l'amministrazione viene ad applaudire i Zoccoli Volanti. Vorrei che voi lo faceste con me, perché per la 14ª volta c'è ben poco da dire. Io come assessore ringrazio gli Zoccoli Volanti per quello che fanno per lo sport, per l'aggregazione, per i giovani di Piano, di Sorrento e di tutta la penisola. Quindi credo che come associazione meritano un ulteriore applauso da parte di tutti i presenti. Anche perché per 14 anni consecutivi fare questa manifestazione con tutte le difficoltà che ci sono e con tutte le spese
che diciamo da soli hanno affrontato. Noi come comune abbiamo dato un piccolo simbolico contributo, ma vi assicuro che le spese che hanno sostenuto questi ragazzi vanno al di là di ogni immaginazione, soprattutto per l'impegno profuso e per la passione. Io quindi li ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti i partecipanti a questa manifestazione, tutti gli atleti e tutte le persone qui presenti. Un ringraziamento va anche al dirigente scolastico, la preside Amalia Maresca, che ci ha dato la possibilità anche quest'anno di poter fare questa manifestazione. Giro e al dottor Vincenzo Iaccarino, assessore allo sport, per la collaborazione sempre fattiva che è stata offerta a questa associazione, che i cui risultati speriamo siano sotto gli occhi di tutti. Grazie. Passiamo dunque ad un ringraziamento per Salvatore Aiello. Siamo dunque il dottor Vincenzo Iaccarino a premiare. Premiamo ancora altre due persone che si sono distinte nell'appoggio nei confronti dell'associazione. Pasmei, il maschile Tesserati, che ha visto come terze classificate le squadre composte da Vito Terminillo. Vince il telefonino Nokia. No! Okay. Il possessore del biglietto è numero è inutile che mi tanto già sassi 6A Marco. Questi sono due buoni, uno che te la voglio, non lo perché lo vengo lei fa sul banco che non sa gira. Grazie. Bene, abbiamo con noi i vincitori di questo torneo di beach volley, Gianluca e Nicola. Allora, avete fatto una bellissima finale, insomma, molto combattuta. Molto combattuta, anche molto sofferta, ma soprattutto molto bella. Io ringrazio Nicola per aver il secondo anno. Ringrazio. Di aver giocato insieme a me e questa volta siamo riusciti, e anche per la seconda volta siamo riusciti a vincere il torneo di questi beach volley. Nicola, anche a te. Grazie. Nicola, allora non solo un buon campionato nella VR Sorrento, ma anche un buon torneo di beach volley. Speriamo solo se continuiamo tutti e due, anche se da parti diverse, a fare ottimi campionati sia di pallavolo che di beach volley. È stata una bellissima partita, onore sia ai vincitori che ai vinti, che ci hanno messo veramente in difficoltà, ma noi ce l'aspettavamo. E che dire, un applauso a tutti quanti, anche a questo splendido pubblico che comunque ha dimostrato molto calore. Come l'avete vissuto questo torneo, dal di dentro e dal di fuori? Gianluca? Abbiamo fatto una preparazione giù meta molto intensa, anche se abbiamo giocato spesso insieme, qui durante la notte con sacrificio abbiamo giocato e abbiamo provato, ringraziando la moglie, che abbiamo provato alcune cose e siamo riusciti a mettere in atto quello che abbiamo provato. No, soprattutto quest'anno il torneo l'avrebbero potuto vincere un sacco di coppie, erano molte coppie competitive, meno male che abbiamo vinto noi. Comunque è andata bene. E per il prossimo anno? Io forse mi ritiro. No, non ti ritirare Gianluca, speriamo che non si ritiri, sennò non vengo più. Bene, allora in bocca al lupo a chi si ritira e a chi va avanti. Io continuo, vado avanti io. Vediamo l'anno prossimo. Ok, in bocca al lupo. Crepi, crepi.